Bentornati a Pedagogicamente Parlando, sono insieme alla dottoressa Francesca Spadaccia, esperta di pedagogia, e oggi stiamo parlando del vuoto, quindi del vuoto, anzi della noia. Quindi questa noia dà libertà al bambino in realtà. Sì, la noia è proprio uno spazio libero, uno spazio nel quale il bambino gestisce i propri pensieri come meglio crede e anche si rivive le proprie emozioni come crede. Ha la possibilità di esplorare. Allora, teniamo conto del fatto che quando il nostro cervello è costretto a prestare attenzione a degli stimoli importanti, si attiva chiaramente il lobo frontale, quindi la nostra parte cognitiva. Ma per un bambino, è importante anche metterla a riposo questa parte e non essere sempre iperstimolati e ipervigilanti, proprio per consentire ai lobi parietali, di lavorare, sull'immaginazione, sulla creatività, sulla fantasia. Deve essere il bambino ad indicarci, che cosa vuole fare. Noi adulti abbiamo un po' il vizio di, volerci sempre imporre e quindi di essere noi ad organizzare e strutturare il tempo del bambino. In realtà il bambino, può indicarci tranquillamente che cosa vuole fare, a quali stimoli è interessato. Proporre noi continuamente, toglie al bambino la curiosità di esplorare a modo suo. E soprattutto può essere che il bambino magari è costretto a fare cose che in realtà non gli piacciono e quindi perde anche l'entusiasmo nelle cose che fa, quindi magari non è proprio super contento. Certamente il bambino può essere un bravo impiegato che esegue tutto quello che il capo gli ordina di fare, ma magari preferirebbe fare altro. Ora è chiaro che tante attività sono importanti, cioè la scuola prima di tutto, chiaramente quella è imprescindibile, ma sul resto bisogna ascoltare il bambino. Per esempio, alcuni genitori tendono ad imporre uno sport piuttosto che un altro al proprio figlio. Ora, se c'è una motivazione particolare di salute, questo può avere un senso, ma se sono solo le aspettative e i gusti del genitore che si fanno avanti, lì allora veramente si commette una prepotenza. Adesso ascoltiamo la prossima canzone, ma torniamo tra poco. Voglio andare a vedere
la gioventù ti ha a gonfie vele. E quest'estate invece di andare a mare, senza rischiare di credere, di incontrare sempre, sempre, sempre quel tale che scrive sul giornale. Francesca, come facciamo a capire che il nostro figlio ha troppi impegni rispetto agli standard che dovrebbe avere un bambino della sua età? E soprattutto, quando ci rendiamo conto che lo stiamo sovraresponsabilizzando? Allora, basta guardare il calendario settimanale. Se ogni giorno, ogni pomeriggio, nostro figlio è impegnato in un'attività, oltre alla scuola e ai compiti che eventualmente ci sono da fare, allora forse è il caso di rivedere un po'. Come dicevo prima, lo sport è importante, purché sia scelto dal bambino. L'attività musicale è importante, purché sia nasca da un interesse reale, effettivo, del bambino. E così per tutte le cose. Evitiamo di voler impegnare tutte le ore della settimana in qualcosa da fare. Quando un bambino è impegnato oltre alla scuola in un'attività sportiva è più che sufficiente e tutto il resto può essere tranquillamente dedicato alla noia e al niente, che poi siamo noi adulti che pensiamo che il bambino stia facendo niente. In realtà fa molto, sta crescendo e con i suoi ritmi, sta esplorando se stesso e analizza la realtà che gli sta intorno, ma con i suoi tempi e con i suoi gusti, direi, con i suoi desideri. Allora ascoltiamo la prossima canzone e poi un'altra domanda per te. Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. Si fa leggero come l'aria prima che il tempo ci porti via, ci porti via da qui. Thank you.
sentire. Per un momento avrei voluto che fosse vero anche soltanto un po'. Nasconderci se ci fa spostare quando persi sotto tante stelle. Ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora. Teniamoci vicino al cuore. Sì, vorrei sollevare. Nasconderci se ci fa spostare quando persi sotto tante stelle. Ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora. Teniamoci vicino al cuore. Se invece noi lasciassimo spazio al nostro bambino, ma lui da solo si imponesse di voler fare tante attività e quindi riempisse il suo calendario così tanto, in quel caso cosa dovremmo fare e cosa dovremmo pensare? Beh, è chiaro che ogni situazione va valutata singolarmente. In genere però quando i bambini sono così impegnati c'è sempre una spinta familiare ad esserlo. Il rischio è sempre che un bambino e poi dopo un adolescente, e lì la cosa diventa più critica perché poi lì entrano in gioco altri rischi, non sappia stare senza far niente, abbia sempre bisogno di un'attività, di qualcosa da fare, perché stare da solo con se stesso, stare diciamo senza un tempo organizzato, può diventare angosciante.